Allora, l'idea nasce all'interno della cooperativa di comunità La Montagna Cortonese e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio del Comune di Cortona e del MAIC abbiamo realizzato questo bando per ospitare 8 artisti di under 30 da accademie di tutta Italia per realizzare un museo a cielo aperto nella Riserva Natura 2000 di Monte Ginezzo, nella montagna Cortonese. Al bando hanno risposto più di 40 giovani ragazzi, la giuria ne ha selezionati 8 che sono rimasti per 7 giorni nei casolari di Monte Ginezzo a lavorare e creare opere d'arte, di land art nel territorio e all'interno, diciamo, di un sentiero facilmente agibile. E questo per portare, diciamo, nuova linfa, portare arte contemporanea nel nostro territorio, anche nei territori più remoti e che spesso magari non vengono considerati da questo punto di vista. Sì, con quello che la montagna offre in termini sia di elementi naturali, ma anche di elementi culturali, sociali, politici, e cercare di mettere insieme degli artisti che in una residenza respirano l'atmosfera di un luogo e tentano in qualche modo di restituirlo, ognuno con un suo sguardo particolare, che è come aprire un'altra finestra per osservare le cose quotidiane con occhi nuovi altrui. Stare in residenza vuol dire appunto anche relazionarsi, conoscersi, quindi le opere sono anche il frutto di una collaborazione tra gli artisti stessi, tra loro e con il contesto e con chi in qualche modo ha organizzato. E quindi ora c'è una tensione perché si vorrebbe in qualche modo premiare tutti, allo stesso tempo si sente la responsabilità di rispettare comunque un bando che era stato dato. Sì, tutto contribuisce a valorizzare la montagna cortonese. Veniamo da un'estate fantastica, stiamo proseguendo, quindi grazie a tutto il team che ha promosso questa bellissima iniziativa e le opere sicuramente indurranno anche le persone a venire ancora di più a visitare la montagna cortonese.